Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Bonsoir, buonasera. Chiudiamo tutto il... Allora, prima di dimenticarmi, rifacciamo partire la musica, anche più bassa, ma la musica ci vuole. Vediamo se stasera sono tutti in vacanza come dove vorrei essere io, ma poi devo spostare questa giornata del giovedì perché è troppo impegnativa. Si arriva che sono troppo assonnato. Allora, andiamo, vedo tre utenti in chat, ma non so se l'informazione è veritiera, perché è sempre un po' ballerino. Comunque direi di cominciare subito parlando di un argomento che sono già due live che ce lo stiamo, come dire, portando dietro, ma effettivamente è un argomento interessante, un argomento vasto che, come dire, ok, chiudiamo anche qui. È un argomento molto articolato, non pensavo di... la mia è ovviamente un'estrapolazione da quella che è il libro che parla di Clean Code, che no, è l'argomento di stasera, che già non pensavo di aver estrapolato così tante cose, di averne per addirittura quasi tre live. In realtà c'è rimasto poco dalle altre sere, ancora da sviscerare, abbiamo parlato quasi di tutto, però effettivamente se avessimo continuato giovedì scorso con l'argomento ne avremmo avuto ancora per almeno mezz'ora, forse anche di più. Quindi ripartiamo da dove ci siamo fermati l'altra volta. Come sempre, io, per chi è la prima volta che magari vede questa live, o diciamo segue una live dove parliamo di questo argomento, l'argomento è Clean Code, ovvero le tecniche per scrivere codice pulito, tra virgolette, ovviamente. E queste live, diciamo, sono state le abbiamo fatte seguendo alcune slide che io ho fatto, che non sono altro che un'estrapolazione di argomenti, di suggerimenti di queste tecniche di Clean Code che vengono da un libro di Uncle Bob, Robert Martin, che è uno abbastanza famoso, cercatelo su YouTube. E sono argomenti per scrivere codice manutenibile, che sia leggibile, e quindi per rispettare quello che è il principio che è espresso molto bene nel libro, che avere, come dire, codice scritto bene è altrettanto importante che avere codice che funziona bene, questo è il, cioè che è eseguibile. Quindi la prima volta abbiamo fatto tutto un excursus sui nomi che diamo alle cose, quindi nomi delle variabili, delle classi, dei metodi e quant'altro. La seconda puntata, giusto, magari facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo in realtà parlato di adesso magari qui propongo, rimetto le slide, di implementazione, ovvero di quello che riguarda il corpo, cioè il codice che noi scriviamo per andare a riempire le nostre funzionalità. Quindi al netto del naming, del nome che diamo alle cose, ci siamo andati a concentrare anche su quello che è il corpo dell'implementazione, ovvero come fare. Poi qui genericamente si parla di funzioni, intendendo con funzioni qualsiasi blocco che possa contenere del codice, quindi parliamo di metodi, parliamo di routine, parliamo di procedure, parliamo di, a seconda di, come dire, del linguaggio con cui abbiamo a che fare, parliamo dei costrutti
di quel linguaggio che possono materialmente contenere del codice che compone il nostro software. Quindi da lì siamo partiti, facciamo proprio un riassunto proprio velocissimo, velocissimo. Ciò di cui abbiamo parlato è il fatto che le funzioni devono essere corte, quindi devono essere più corte, piccole possibili. Quindi il corpo delle funzioni che noi scriviamo per organizzare il nostro sorgente deve essere composto da funzioni che non contengono chilometri e chilometri di codice, ma devono, come suggerito bene qui, raccontare una breve storia, quindi eseguire una funzionalità specifica, possibilmente singola, farla bene. Il nome della funzione deve rispettare le regole che abbiamo visto per i meaningful names, cioè avere un significato ed essere precisa e significativa riguardo quello che questa funzione deve fare. E se per caso ci troviamo con funzioni più grandi, diciamo articolate, che stiamo scrivendo, dovremmo fattorizzarlo, ovvero dovremmo scomporlo ulteriormente fino ad arrivare a delle funzioni che rispettino, come dire, questi canoni, ovvero fare una cosa sola, farla bene e fare solo quella. Questo è un mantra. Quindi avevamo visto qualche esempio di codice con diversi livelli di astrazione, quindi qui quello che abbiamo visto era una cosa da evitare, ovvero avere più livelli di astrazione, un mix di livelli di astrazione all'interno delle funzioni. Qui che nel codice che vediamo c'è una procedure che fa il rendering di una pagina, quindi da HTML fa, non so, un PDF o qualcosa del genere e poi lo scrive. Non dovremmo avere del codice strutturato in questo modo dove noi mescoliamo un'operazione di alto livello, che è quello del rendering della pagina, con una di basso livello che è la sua scrittura. Cioè, quindi qui dovremmo isolare le due parti e mettere, ad esempio, la scrittura su disco da un'altra parte, se non in un'altra funzione, comunque richiamarla come funzione a sé stante. E scomporre queste tre fasi, il recupero dell'HTML, il rendering e la scrittura in parti diverse. Abbiamo poi parlato abbastanza lungo del fatto di dover evitare dei case off, a meno che non appaiano in come dire, in un punto solo del codice e che non siano ripetuti più volte all'interno del codice nel suo complesso. Quindi magari non so se abbiamo delle etichette delle label, dei testi da sostituire in base a un valore, potremmo avere un metodo che ci dà questa informazione e usare magari un case per questo motivo. Però non dovremmo ripetere il case laddove ci sono cose diverse da fare per valori diversi dello stesso tipo numerativo. Avevamo fatto un esempio con questo calcolo di una come dire, di uno stipendio di un impiegato, dove in base al tipo di impiegato ci sono, come dire, diverse funzioni che vengono invocate per fare il calcolo in modo diverso. Ovviamente ci saranno altri punti del programma dove in base al tipo di impiegato facciamo cose diverse, quindi questo case employee kind, idealmente si ripete in un sacco di punti, quindi questo andrebbe evitato, da qui c'è il simbolo del divieto. Da cosa andrebbe sostituito? Ovviamente da un'architettura basata magari su delle interfacce, quindi il massimo dell'astrazione che possiamo ottenere è disponibile in larga parte nei linguaggi di programmazione, in .NET, in Java, in Delphi, in C++. Quindi che cosa fare? Esternalizzare, portare fuori quella logica da quei case, da quegli switch e trasformare queste casistiche, questi pezzi di codice, in metodi di classi che gestiscono, che sono da associare al diverso tipo di impiegato in questo esempio. Quindi qui c'era l'esempio fatto in più slide, di un'interfaccia per una classe che fa un calcolo dello stipendio e di funzioni per fare questo calcolo, per registrare un calcolatore e deregistrare, giusto per completezza. Quindi l'idea qual è? Che dal case che abbiamo qui, quelle tre funzioni che vengono chiamate per implementare una logica diversa di calcolo dello stipendio sono implementate non in tre metodi e poi una funzione che tramite il case le richiama, ma
come dire, abbiamo un gestore di calcolatori di stipendio dove noi associamo ad un tipo di impiegato la sua classe in grado di calcolare quello stipendio. Abbiamo una sorta di registro dove noi possiamo inserire questi calcolatori e anche andarli a togliere. Questa è la logica implementata in questa slide. Vado veloce perché poi sono cose che abbiamo già visto. E poi, ogni volta che noi abbiamo un nuovo tipo di impiegato, andiamo a creare una classe specifica per il calcolo del suo stipendio. Quindi, l'obiettivo alla fine è cosa abbiamo? Abbiamo questi register dove noi andiamo a inserire nel nostro sistema. Intanto andiamo a implementare il tipo di il calcolo dello stipendio per un tipo di impiegato, lo andiamo a registrare e a questo punto la funzione calculate pay, che è quella che fa un po' da punto di ingresso, noi gli passiamo un impiegato e questo sarà in grado di andare a individuare qual è la classe in grado di calcolare il suo stipendio e richiamare il metodo che restituisce questo risultato. Cioè, noi abbiamo creato un sistema aperto dove in qualsiasi momento supponiamo di aggiungere un nuovo tipo di impiegato, per quel tipo di impiegato nuovo non sarà possibile calcolare lo stipendio, ma noi andremo a implementare una nuova classe, l'andremo a registrare e a questo punto il nostro sistema software guadagnerà automaticamente una nuova modalità di calcolo di stipendio per questo nuovo impiegato. Senza questo sistema aperto, tornando alla prima versione molto velocemente, cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto prendere questa parte di codice, aggiungere al case un nuovo ramo e inserire ovviamente il calcolo di quello. Quindi avremmo avuto la necessità di modificare del codice esistente. Questa è una cosa che più si può evitare, né meglio è. Questo perché? Perché se il codice esistente funziona, il fatto che non andiamo a modificarlo garantisce che questo continui a funzionare. Quindi qui la modifica che vediamo è molto semplice, ovviamente, perché andiamo solo ad aggiungere un nuovo case, quindi non abbiamo dei grossi rischi, però pensiamo a un sistema più ampio dove ci sono magari delle logiche un po' più complesse da implementare. È chiaro che andare a toccare delle parti già fatte non ci dà mai la garanzia che queste continuino a funzionare, mentre se noi scriviamo un nuovo codice, magari nel nuovo codice che scriviamo può esserci un bug, ma tutto al più sarà lì, ma quello già scritto deve continuare a funzionare esattamente come prima, proprio perché non lo andiamo assolutamente a toccare. Poi abbiamo ripassato un po' la questione delle regole di meaningful name per dare un buon nome alla funzione, quindi non temere di dargli un nome lungo. Aiutarsi con verbi e nomi composti. Nel caso di Delphi si usa, che è un Pascal, si usa il Pascal case o il camel case, o comunque sfruttare magari di più in Python vanno gli underscore, tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter, come dire, separare il nome composto di una funzione che ha dei verbi, dei nomi all'interno, dei sostantivi, in modo da renderla leggibile, ma in modo che sia anche chiara, cioè che la funzione non sia qualcosa di striminzito tipo prt-crtl, che non sia un acronimo illeggibile, ma che sia qualcosa che si possa leggere e capire con precisione che cosa fa. Oltre all'importanza, questo è un mantra di mantenere la consistenza fra i termini usati. Questo è un mantra che fa parte del clean code, ma fa parte anche di altre pratiche come quelle domain driven, dove avere un nome chiaro per l'entità che fa parte del software che noi andiamo a modellare è fondamentale. Quindi non chiamare progetto e commessa la stessa cosa, usare due nomi intercambiabili. Se facciamo un sistema per, non so, la vendita dei corsi, sappiamo che il voucher, magari ci può essere un voucher per qualcosa che acquistiamo da un fornitore, se facciamo un gestionale o un voucher che noi diamo ai nostri clienti, quindi bisogna stare attenti anche a separare i domini e a battezzare le due cose con nomi diversi o con dei namespace diversi anche, ovvero magari il nome potremmo utilizzare lo stesso, ma assegnargli dei gruppi, degli insiemi differenti. Poi abbiamo iniziato a parlare dei parametri. Dei parametri
Abbiamo detto che le regole di base sono idealmente averne 0, ovviamente una funzione con 0 parametri non è c'è, ma è abbastanza rara, di solito almeno qualche parametro viene passato. Qui il concetto è metterne il meno possibile per non aggiungere troppa complessità e non richiedere troppo effort nella lettura del codice già scritto, soprattutto in quello che chiama la funzione che noi abbiamo implementato. Ovviamente più parametri aggiungiamo, più rendiamo complessi anche gli unit test, perché dovremmo testare le combinazioni, quindi diciamo uno o due parametri vanno bene, da tre in poi è meglio passare magari delle strutture come dei record o delle classi, dei DTO potremmo chiamarli, cioè raggruppare i parametri all'interno di una struttura unica in modo che la nostra funzione abbia un solo parametro al cui interno noi troviamo tutti i valori che ci serve utilizzare all'interno della funzione, e soprattutto fare in modo che la funzione non vada ad alterare parametri che noi passiamo, quindi per non passare variabili per riferimento, ma prediligere i valori di ritorno, ovvero i parametri che dovremmo passare dovrebbe essere per valore. Se sono oggetti non dovremmo alterare una struttura. Se la funzione è fatta apposta per applicare una trasformazione al valore che passiamo, piuttosto che alterare l'oggetto originale, è meglio farne un clone e restituire l'oggetto clonato con la differenza. Questo magari ovviamente valutando un po' i trade-off, perché la memoria non è una risorsa infinita, quindi a seconda dei casi, quindi dovremmo valutarlo, ma in generale questo consente di accedere più facilmente a dei paradigmi come la programmazione funzionale, che sono senz'altro più accessibili in quanto si basano appunto sul concetto di funzioni pure, ovvero a stesso input deve corrispondere un output equivalente, e comunque lasciando inalterato l'oggetto passato come valore si semplifica anche il debugging, il test di queste funzioni. Un'altra menzione l'abbiamo fatta sull'ordine dei parametri, quindi evitare che parametri dello stesso tipo magari siano ambigui, come in questo caso. Questo è un metodo di uno unit test che accetta due parametri, valore atteso e il valore attualmente ricevuto, per fare ovviamente il confronto e verificare che il test sia andato a buon fine. Ecco, qui i due parametri sono dello stesso tipo, ma non sono intercambiabili perché finiscono nel messaggio di errore se per caso sono diversi. E quindi a seconda di dove posizioniamo la variabile, il test è un test di uguaglianza, quello non è un problema, ma nel messaggio rischiamo di andare a mettere magari il valore che ci aspettiamo piuttosto che il valore che abbiamo ottenuto a seconda dell'ordine dei parametri. E io ad esempio non mi ricordo mai se c'era prima quello atteso o quello ottenuto, quindi qui ci vengono a volte anche in aiuto dei tool di sviluppo che magari a fronte di questi parametri mettono davanti il nome, oppure ci danno come dire, una sbirciatina sulla chiamata, sulla struttura della funzione, in modo da capire qual è l'ordine. Però ecco, qui forse potrebbe essere il caso in cui vale la pena passare un record con magari queste due proprietà, in modo che le si vada a valorizzare. In quel caso, nel caso di questa test suite, questa libreria per i test, questa cosa, come dire, la potremmo anche tollerare, quello la potremmo benissimo tollerare, però perché siamo abituati a utilizzare anche, sono due parametri, quindi ci sorvoliamo, ma è una cosa che va guardata con attenzione, perché qualora i parametri diventino tanti, ovviamente come dire, questo può diventare un problema di chiarezza e comunque a fatica andare a leggere il codice. Evitare i parametri booleani, questo perché essendo un parametro booleano vuol dire che all'interno ci sarà senz'altro un if che a seconda del valore prende una strada differente, quindi è già come dire che la nostra funzione fa due cose, complica la firma e a volte, come vediamo nell'esempio sotto render true, non è proprio del tutto leggibile perché non è chiaro, a meno di non andare a farsi dire, come nello screenshot che vediamo qui, il significato di quel parametro non è chiaro qual è il motivo per cui noi
andiamo a passare questo parametro alla funzione e quindi dobbiamo vedere il nome del parametro per capire qual è l'obiettivo. Qui ci sono due esempi di okay, l'esempio di prima, quindi questo force update e questo render e render forcing update, per fare in modo di avere, invece che un unico metodo con dentro un if, due metodi che fanno due cose. Poi nulla vieta all'uno di chiamare l'altro se serve, quindi anche in base al codice, però a quel punto, piuttosto che non è che non dobbiamo utilizzare il booleano, però magari a quel punto, se vogliamo condividere del codice, ci viene comodo farne un unico, potremmo utilizzare al posto del booleano magari un tipo enumerativo. In questo modo, ad esempio, render mode, che ha due valori, force update oppure normal o no force update, cioè dargli dei nomi significativi in modo che sulla chiamata, al posto di true false, si veda chiaramente qual è il parametro che noi passiamo e qual è il significato che ha, e questo sia immediatamente leggibile senza il bisogno di andare a vedere come è fatta la funzione. Questo poi è sempre il evitare side effect. Ok, qui avevamo fatto qualche esempio con il codice, cioè evitare di scrivere delle funzioni come questa che fa controllo password, al cui interno in realtà, se il controllo password va a buon fine, qui quello che viene fatto è che c'è anche un'inizializzazione di una sessione. Questo ovviamente è un codice esemplificativo, ma serve a indicare che non dobbiamo in una funzione fare più di quanto sia atteso da chi chiama la funzione. Cioè, questo è un check password, mi dà un booleano, se la password è corretta mi dai true, se non è corretta mi dai false, ma non vai a inizializzare altre operazioni, a fare altre cose. Questo è ovviamente molto importante. Abbiamo menzionato anche la gestione degli errori, di evitare degli error code, perché gli error code numerici ovviamente sono utili, sono spesso anche una prassi, però abbiamo dei linguaggi di alto livello e quindi possiamo usare anche in questo caso degli enumerativi, possiamo usare dei messaggi, possiamo strutturare le eccezioni in gerarchie. E soprattutto la cosa importante è la logica che va a gestire un'eccezione in diversi punti magari del nostro oggetto, andrebbe anch'essa isolata in una funzione, in un metodo a parte, perché intanto è molto probabile che venga utilizzato in più punti, quindi in questo modo rispettiamo il principio don't repeat yourself, cioè usiamo la funzione ovunque ci serva, e poi teniamo anche il codice un po' più chiaro, perché la parte di gestione dell'errore che magari va a fare dei log, va a vedere se il log è inizializzato, se non lo è lo crea con certe opzioni, no? Magari la gestione dell'errore non è una riga di codice come in questo caso, ma è più complessa. In questo modo noi la andiamo a isolare dentro questa funzione, e ovunque abbiamo un'eccezione con i nostri try except o il catch in C sharp ad esempio, noi andiamo a chiamare la funzione, gli passiamo l'eccezione e questa fa quello che deve fare. Però lì, volendo il codice, qui si può, come dire, ridurre ancora togliendo il begin e l'end, se non ricordo male. Quindi alla fine abbiamo proprio un su errore gestisco l'errore, e qui non abbiamo un altro codice che magari ci, come dire, ci può confondere o ci può rendere questo metodo poco leggibile. Quindi questo è un po' quello che andava tirato fuori da questo tipo di trattazione legata alle eccezioni. Quindi vanno utilizzate nel modo corretto, dobbiamo sempre crearle avendo in mente che le informazioni che ci mettiamo dentro sono informazioni che andremo a compilare e andremo a restituire a chi dovrà gestire l'errore. Quindi noi dobbiamo metterci nei panni di colui che si metterà ovviamente a gestire l'errore della nostra eccezione. Proseguiamo ancora, quindi allora vediamo un attimo, questo è un po' per fare un riassunto di quello che abbiamo visto le altre volte. Il codice deve essere robusto perché è leggibile, quindi anche la gestione degli errori e la logica applicativa vanno ovviamente separati nel modo che abbiamo visto prima.
Poi abbiamo parlato un po' del fatto che idealmente tutti i metodi della nostra logica, ad esempio, non dovrebbero mai andare a restituire nil come valore di ritorno. Questo perché spesso questo valore viene restituito da un metodo, magari utilizzato da un altro metodo ancora, che lo restituisce a un'altra chiamata. Quindi questo valore nil passa, diciamo, un po' di mano, un po' come la bomba che gira nel gioco del fare il gioco della bomba che si passa di mano. A un certo punto, quando esplode, ovvero quando noi andiamo a prendere un riferimento non impostato, un riferimento null, andiamo a chiamare un metodo, quello che succede è che abbiamo un access violation, null reference exception. A seconda del linguaggio del framework che usiamo, finiamo per avere un errore perché abbiamo ovviamente un parametro che non è impostato. Ci sono diverse tecniche per evitarlo. Una è quella magari di non so, restituire un booleano che ci dice se ha trovato l'oggetto, sì o no, e magari un parametro di output con il valore. Oppure un'altra cosa che potremmo fare è utilizzare un null object, cioè magari noi restituiamo come valore di ritorno un oggetto customer, creiamo un discendente di customer che è il nostro null customer. Quindi noi restituiamo un riferimento a un oggetto che però ci sta a rappresentare il fatto che non è stato trovato magari l'oggetto nel database, nel file o comunque nello storage da cui noi lo stiamo recuperando. Questo è quindi poi c'erano un po' di consigli misti, ad esempio ovviamente evitare di ripetere più volte la stessa logica, quindi cercare di fattorizzare il più possibile, di fare attenzione alla struttura del codice, soprattutto evitando troppi raggruppamenti, troppi if nidificati, cercare di avere un solo return nel corpo della funzione in modo da non avere troppi punti in cui dalla funzione si può uscire, perché questo ovviamente crea un po' di caos e riduce, diciamo, la leggibilità. Quindi ricordo sempre che queste non sono regole dal punto di vista. Si vede tutto, sì, ok. No, guardavo, controllavo se si vedeva lo schermo correttamente, direi di sì. Ok, adesso chiudo tutto quello che non serve. Perfetto. Quindi ridurre i break, ridurre i continue, quindi cercare anche di tenere il flusso del codice abbastanza semplice con delle variabili. Non usare Go-To nei linguaggi che lo supportano, perché è come, diciamo, tirare un filo e portare l'utente, il ciclo, l'esecuzione del codice fuori da una logica che deve essere comunque scritta bene e codificata bene. Quindi, perché poi una volta che ci si abitua, i Go-To diventano uno, diventano due, alla fine non si ha più un'idea chiara di qual è il flusso del codice. E rifattorizzare le funzioni prima che esplodano, quindi usare tutti i tool di refactoring disponibili in Delphi, Visual Studio, in Visual Studio Code, WebStorm, qualsiasi tool utilizzate. Ci sono tool di refactoring ad oggi molto potenti, Eclipse, IntelliJ, eccetera, in modo che, ad esempio, prima che esplodano vuol dire le funzioni trovate che dentro c'è troppo codice. Potete fare un extract method e andare a prendere quei metodi e crearne e andare a portare fuori della logica, magari suddividendoli in pezzettini. Magari rimangono allo stesso livello degli altri, rimangono metodi privati, cioè non è detto che debbano necessariamente finire in altre classi o comunque essere riorganizzati in modi specifici, però intanto sono separati e comunque si mantiene un certo ordine di riutilizzo del codice. Poi magari in futuro, questo perché una volta che la funzione è scritta e diventa complessa o comunque non vengono utilizzati questi accorgimenti, si rischia di oltrepassare quel limite tale per cui alla fine non si riesce magari a fattorizzare non si fattorizza più perché abbiamo già testato, abbiamo già rilasciato, abbiamo già scritto la nostra funzione, abbiamo già gestito i casi particolari e quindi diventa effettivamente dopo un rischio andare a mettere mano al codice che abbiamo già scritto. Mentre se lo facciamo prima, possiamo ovviamente fare delle funzioni piccoline e man mano che isoliamo queste parti, se è possibile e se abbiamo scritto le cose nella maniera corretta, possiamo anche creare dei test
per testare queste parti di codice in maniera isolata. Poi abbiamo fatto sì una parte, un excursus sui commenti. Diciamo, da qui la cosa più importante che avevamo detto era che intanto vanno usati con un buon senso, quindi non dovremmo commentare tutto ma solo il necessario, perché altrimenti come evidenziare un intero libro. E c'era questa equivalenza un po' come dire stringente sul fatto che ogni commento rappresenta un fallimento, una cosa che non deve scoraggiare ma va presa per quella che è, ovvero il fatto che noi scriviamo un commento è perché il codice non è in grado di esprimere direttamente l'intenzione che noi gli stiamo dando, il motivo per cui lo abbiamo scritto. C'è un esempio qui dove noi andiamo a controllare che il nostro employee classico abbia un flag impostato a una certa età per vedere che possa essere, come dire, eligible for full benefits, possa avere i full benefit. Quindi perché scriviamo full? Qui andiamo a testare delle condizioni, quel commento serve a indicare che il motivo per cui le testiamo è per determinare che il nostro employee, il nostro impiegato sia in un certo stato. Abbiamo la possibilità di eliminare questo codice mettendo direttamente quell'implementazione all'interno di una funzione, magari che fa parte dello stesso employee, perché vedete che noi qui andiamo a ispezionare sull'employee i flag e l'age, quindi sono tutte proprietà dell'oggetto, quindi nulla ci vieta di mettere nell'oggetto employee direttamente un metodo che si chiama isEligibleForFullBenefits, e quindi quello che c'è scritto nel commento diventa il nome del metodo espresso in maniera comprensibile, estesa, intelligibile, quindi usando le maiuscole e rendendolo leggibile, e dentro quel metodo finisce il codice che vediamo sopra. Quindi quel metodo conterrà un return employee flex and hourly flag maggiore di 0 e employee age maggiore o uguale di 65. Questo ci aiuta anche perché probabilmente quel tipo di controllo for full benefits dovremmo farlo in più punti. In questo modo abbiamo già una funzione che noi, se abbiamo già testato, è affidabile, possiamo riutilizzare per fare lo stesso test in altri punti del codice. Quindi abbiamo eliminato il commento e abbiamo isolato quel pezzo di codice che noi dobbiamo immaginare una funzione più grande, ovviamente sparso, e in questo caso l'abbiamo isolato. E oltretutto nella funzione chiamante, cioè quella che contiene l'if che va a vedere se effettivamente questo impiegato è eligible for full benefit, troviamo solo il test della condizione, cioè troviamo scritto solo if employee eligible for full benefits, cioè troviamo solo nell'if troviamo ciò che andiamo a verificare. Non vediamo la logica con cui viene determinato, ma probabilmente una volta che noi l'abbiamo stabilita e implementata non ci interessa neanche più, ci interessa sapere cosa fa il codice e non come implementato. Mentre se avessimo avuto il commento avremmo dovuto leggere sia il codice sia anche il commento. Oh, mitico Punga, ben arrivato. È un po' che non ti vedo in live, hai perso l'abitudine. Male, questo è molto male. Neanche avessi moglie, donne, figli da accudire. Vabbè, ovviamente si fanno le battute. Quindi evitare commenti a perdere, quindi evitare di mettere nel codice dei commenti come ad esempio dei pezzi di analisi completamente copiati e incollate, perché rischiano con le operazioni di refactoring. Quando noi andiamo a prendere il codice, lo spostiamo delle funzioni, allora o lo teniamo sempre aggiornato, ma se c'è un papiro molto spesso viene lasciato con me, quindi si riferisce a versioni del codice magari vecchie o comunque che sono già state modificate, oppure magari rimangono lì, il codice viene spostato, a quel punto non si capisce più a cosa si riferisce. Con ciò non dobbiamo, poi avevamo fatto anche una menzione al fatto di non commentare il codice sorgente, inteso come non andare a prendere il codice, metterci davanti il commento e tenerlo lì, perché magari, non so, perché vogliamo tornare indietro un secondo momento e quindi ci teniamo una copia del codice, però lo commentiamo perché non vogliamo più utilizzarlo. Fare questa pratica è una pratica molto pericolosa, perché tanto magari non
è facile che non dobbiamo tornare indietro, alla fine ci rimane tanto codice che noi andiamo a scorrere e ci annebbia la vista, mentre magari quello effettivo è molto più ridotto, è molto più piccolo. Quindi, cioè, la questione è evitare di commentarlo, ma rimuoverlo, e la motivazione per cui viene rimosso il fatto di poterlo ripristinare la andiamo a utilizzare dove? Usando appunto gli strumenti adatti, ovvero un buon sistema di source control, cioè noi togliamo una riga di codice per un motivo, facciamo la modifica e poi facciamo il commit, la commit di questa modifica dicendo tolto questa cosa perché me l'ha chiesto il cliente. Un domani vogliamo tornare indietro tramite gli strumenti di classici di cherry picking e quelli che conosciamo del source control, possiamo ovviamente andare a recuperare quel codice, non va perso, ma semplicemente sparisce dalla storia corrente del nostro progetto, ma rimane nella storia del nostro source control, Git, Subversion, e quindi è sempre ispezionabile, è sempre ripristinabile, perché possiamo andare a pescare una modifica ovunque lo vogliamo. E in ogni caso, quando stiamo vedendo lo stato attuale del sorgente di un nostro progetto, non abbiamo in mezzo alle scatole delle cose che sono vecchie, che non vengono più modificate, che sono rimaste per sicurezza, ma poi le idee riguardo quella parte di codice commentato sono già cambiate 3-4 volte, quindi non sappiamo neanche più se la versione è buona, nel caso anche decidiamo di ripristinarla direttamente, perché il resto ovviamente è cambiato. E quando noi andiamo a fare del refactoring, tutto ciò che è commentato viene ignorato, perché noi non facciamo dei find and replace così stupidi sul codice, ma andiamo a utilizzare gli strumenti di refactoring, cioè io vado a cambiare essenzialmente solo i nomi dei metodi e quindi probabilmente non compilerà neanche. Quindi non commentate il codice, non nel senso non inserite i commenti sul codice, ma non rendete il codice esso stesso un commento, sia perché lo confondete poi con i commenti, come dire, naturali, e poi comunque non lo tirerete mai via, non serve praticamente a nulla. Dotatevi, anche se siete sviluppatori singoli, autonomi, di un buon sistema di source control, perché è uno strumento assolutamente imprescindibile, che sia Subversion, che sia Git, che sia un Team Foundation Server, Mercurial, ce ne sono tantissimi, perché nell'ambito dello sviluppo di un progetto, soprattutto magari di una certa complessità, andare a vedere quello che si è fatto, comunque poter fare delle indagini a ritroso sul codice, soprattutto se magari da un certo punto in poi un bug è apparso, da un certo punto in poi è stato risolto, può essere sempre utile. Quindi avere la storia del vostro sorgente la storia in sé del sorgente è una cosa che ha un valore inestimabile. Attenzione ai to-do, anche di questo ne avevamo parlato la volta scorsa, cioè anche questi sono speciali commenti che noi mettiamo per dire ok, qui devo fare questa cosa, però prima cosa non abusarne e ricordarsi anche che prima o poi lì l'implementazione va messa. Hai visto molti progetti che erano pieni di to-do, che sono rimasti, quindi magari utilizzare, se abbiamo un metodo che abbiamo implementato e può essere migliorato, mettiamo degli int, utilizziamo una codifica diversa, magari per segnarci un punto in cui potremmo, ecco, fare delle migliorie, ma magari non trasformiamolo in un to-do, sia perché i to-do devono essere proprio una cosa della serie, lo lascio un attimo lì per questioni di concentrazione, ma poi devo tornare a lavorarci sopra e a fare qualcosa. Quando abbiamo un progetto pieno di to-do, va a finire che praticamente non vengono più considerati, quindi rischieremmo di non considerare dei to-do prioritari, quindi cose assolutamente necessarie, mescolandoli su cose che invece sono superflue. Quindi deve essere è uno strumento utile, ma va preso ovviamente per quello che è, ovvero un segnaposto da andare poi a riempire con qualcosa che serve. Avevamo poi parlato della formattazione, dicendo che è importante non solo per la leggibilità del codice, ma anche perché, come dire, è un po' come l'impiattamento in cucina, quindi il piatto non deve essere solo buono, ma deve ovviamente essere anche ben presentato, ma perché è quello che dimostra
la cura per i nostri dettagli. Quindi se noi dimostriamo magari una certa disordine o sciatteria, ovviamente chi vede il nostro codice, che non è il cliente in questo caso, ma può essere il nostro datore di lavoro o qualcuno che ci fa code review, e vede magari che il codice sembra scritto come indicato qui, come se fosse scritto da marinaio ubriaco, ovviamente si fa una certa idea di quello che può essere la nostra cura nell'attenzione di quelli che poi sono i dettagli importanti e anche funzionali del progetto che ci viene affidato per essere poi sviluppato e consegnato al cliente. Quindi c'è anche una questione di, oltre di leggibilità, anche di, come dire, di, viene da dire di estro, no? Però anche di cura per i dettagli, banalmente, quindi essere ordinati e scrivere del codice in modo che, insomma, se lascio degli spazi che non servono, li vado a tirare via, non vado a creare del disordine o come se l'avessi buttato così come mi viene in mente, ma deve essere una cosa che fa vedere esattamente il ragionamento. Il fatto è stato scritto per implementare, deve essere bello da vedere. Questo è non solo per la questione di leggibilità. Fortunatamente la maggior parte dei tool apporta la formattazione in automatico, come in caso di Delphi c'è il Ctrl D, ma lo shortcut è quasi identico anche in Visual Studio, ovvero per certi versi gli allineamenti sono automatici e vengono gestiti in automatico. Come ulteriore suggerimento, avevamo visto che i moduli di codice sorgente devono essere come un articolo di giornale, quindi non troppo corto, perché altrimenti diventa un trafiletto, ma nemmeno troppo lungo. Deve raccontare una storia, quindi deve essere autoesplicativo e autocontenuto rispetto a quello che contiene, che deve bastare per la sua, diciamo, la sua ragione d'essere. Quindi deve avere il titolo, quindi il modulo, una unit Delphi o un file C Sharp o Java, ovviamente in quei casi siamo anche limitati a livello di file system nel dare il nome della classe, di fare una classe per file. Diciamo, in base al linguaggio che utilizzate, comunque ad ogni cosa il titolo, il nome deve essere sempre rappresentativo, ma questa è una cosa di cui abbiamo già parlato, e favorire una lettura top-down, ovvero magari quello che è public in alto e quelli che sono i dettagli implementativi nella parte inferiore, perché generalmente questo è anche il modo in cui si naviga tradizionalmente nel codice, cioè generalmente andiamo a vedere, abbiamo un problema, andiamo a vedere il codice, vediamo una funzione, più magari la funzione viene esaminata e il problema si annida in una chiamata, e più passiamo dalla parte di livello più alto a quelli che sono i dettagli implementativi, e quindi è comodo averli organizzati bene anche all'interno del modulo. Ovviamente quello che si può o non si può fare in questi casi, da questo punto di vista, dipende un po' anche dal linguaggio che usiamo e dalle convenzioni di codifica e anche dalle feature poi dell'ambiente di sviluppo, perché molto spesso ci fornisce delle viste raggruppate di quelli che sono i metodi, di quelli che sono i membri privati, eccetera, e quindi spesso ci si naviga non scrollando tutto il codice, ma andando direttamente a ricercare quello che ci interessa. E quindi, però, diciamo, qui parliamo sempre anche un po' della questione dell'ordine, che deve apparire non solo per una questione di essere funzionale e leggibile, ma anche per far capire che quando noi seguiamo una convenzione la seguiamo sempre, quindi anche mentalmente siamo in possesso di un certo ordine. Poi si è parlato un po' di quanto deve essere lunga la riga di codice. Ovviamente più è corta, meglio è. Si è scoperto che la difficoltà di lettura aumenta esponenzialmente, quindi quando noi superiamo una certa lunghezza, più la riga si allunga e più, non in maniera lineare, ma di più, scala la leggibilità di quella riga di codice. Quindi dovremmo magari, non so, evitare delle ripetizioni. Se abbiamo due righe molto lunghe perché accediamo a proprietà e sottoproprietà di un oggetto, magari usare una variabile per memorizzarci il riferimento e così da unire poi aggiungiamo una riga, però di fatto riduciamo magari la lunghezza delle righe successive,
Questo ovviamente è preferibile laddove ovviamente questo non diventa anche un problema legato all'allocazione di memoria. Utilizziamo ciò che i linguaggi ci mettono a disposizione per tenere il listato più lungo che largo, che è quello che poi di solito va bene anche fisicamente per le persone. Anche noi pensiamo di più alti che larghi, quindi. E usare, se si usano gli spazi, usarle in modo proficuo, ovvero magari tra riga e riga per suddividere dei blocchi logicamente separati, anche se spesso quando si fa così quei blocchi che si vengono a creare forse possono essere rifattorizzati e divisi ulteriormente in sottometodi, quindi forse quell'uso di spazi è anche un segnale che lì si può andare a fare un'ulteriore rifattorizzazione molto spesso. Soprattutto attenzione a come vengono usati sulla stessa riga, quindi non avere ad esempio il nome di un oggetto, lo spazio, il punto e la proprietà, ma tenere queste parti unite, che è una convenzione che vale praticamente per tutti i linguaggi di programmazione. Quindi, e soprattutto non fare un mix un match, quindi avere magari delle parti più larghe, delle parti più strette, perché diventa, cioè, ogni cosa di disordine che introducete aumenta la fatica di lettura da parte dello sviluppatore, che magari ha fretta perché ha la produzione ferma e deve risolvere a tutti i costi un bug. Non lo incoronate i nomi delle variabili, i tipi di dato, come quelli che fanno quelle specie di tabelle ASCII con 10 variabili, tutti i nomi, e a fianco del nome gli spazi, in modo che ci siano i due punti o il tipo di dato che siano perfettamente incolonnati, perché a parte essere un po' kitsch da vedere, ovviamente è difficile anche da mantenere, perché qualora arrivi, o diventano molto lunghe quelle righe, o qualora arrivi un nome di variabile che è appena un po' più lungo, vi tocca di rispostarli e di andarli a mettere di nuovo più avanti. E poi spesso questa è una critica che viene fatta quando si dice ma ho tante variabili, quindi così le leggo meglio. Se avete tante variabili dichiarate all'inizio di un metodo, soprattutto nel caso di linguaggi come Delphi, ammetto che ora si possono dichiarare anche inline, però quello è un indice che quella funzione è troppo complessa e va suddivisa, fa troppe cose, avete troppa logica all'interno di quella funzione e vi servono troppe variabili, per cui siete costretti addirittura a fare una tabella ASCII per vederle bene. Questo è già un dichiarare disordine, quindi al netto della questione dell'incolonnamento. Quindi l'indentazione è fondamentale, anzi in alcuni linguaggi tipo Python la struttura del codice si basa esattamente sulla... ho avuto un sussulto, clippate perché secondo me mi è venuto un accidente. Diana fa un ride, ciaoone. Vi leggo adesso perché mi è venuto un infarto, devo ricordarmi di abbassare il volume degli avvisi. Ho visto che prima eravate live, poco prima che partissi mi è arrivata la notifica, ho detto cavolo, stiamo facendo la live insieme, e avete finito, no, non so però quando avete iniziato, avete finito abbastanza presto, però mi sembrava, ho letto l'argomento ma adesso mi sfugge, e mi sembrava di aver letto che era anche una cosa interessante, ho detto qui mi sono perso una live di 2 o 3 ore con... Comunque mi mancava Holistic, perché queste sono le cose su cui lui si diverte. Le altre live sono uscite degli acronimi e delle frasi, e quindi questa sera sto cercando di concludere l'argomento. Per chi non conosce il canale, cerco di fare delle live sul coding, anche se sono 3 giovedì che sono mi sono preso la briga di parlare di clean code, di tecniche di scrittura di codice pulito tra virgolette, come si dice, però è talmente vasto l'argomento, io non me lo ricordavo fosse così vasto, che è la terza live che faccio sullo stesso argomento e non riesco a uscirne, tant'è che adesso ho fatto un riassunto, ma vedo che è lungo anche il riassunto, quindi
farò come dire un'altra accelerata perché altrimenti finisce che non, non ce la faccio neanche stavolta. Eravamo arrivati giusto a questo punto, l'altra volta, a parlare delle strutture dati. In realtà il discorso non c'era più di tanto da, come dire, da trattare a tutti gli effetti, però se avessimo continuato a parlarne c'era ancora almeno una mezz'oretta ed ero già, come dire, già morto. Allora, questo è un nick difficile, Oasis Matt Ferit. Dio, non che il mio sia facile, però. Quindi tab spazi 248, l'importante è mantenere la stessa convenzione nel progetto, sì. No, riassunto del riassunto, no, non si può fare, basta. Oddio, è caduto tutto. Se no, non ne usciamo veramente, quindi rischiamo di non. Adesso vedo se riesco a mettermi questo un po' più comodo. Ho tre schermi, ma sono tutti nello stesso punto, quindi questo sempre perché qualcuno, non dico qui, non dico chi, una certa Diana dice che sono professionale, ma questo dimostra tutta la mia professionalità, cioè ho tre schermi nello stesso punto, ma va bene. Un Java Developer Junior e voglio imparare sempre di più. Beh, direi che fai benissimo. Java io lo conosco, cioè lo conosco, non dico vagamente, nel senso che non lo uso abitualmente in produzione, ma ci ho fatto qualche corso tempi addietro e comunque mi piace perché se l'avessi utilizzato magari al posto di C Sharp o .NET, secondo me l'avrei apprezzato di più perché è bello rigido come piace a me. Beh, detto questa frase può essere decontestualizzata. Mi autodissocio. Usate l'inter. Esatto. Che si è partiti con il ricorsivo, il riassunto del riassunto ricorsivo. Non teniamo in ballo anche la ricorsività, se no non ne usciamo più. Poi, meno male, in realtà non so se sono io che non le sento, ma so di. Adesso ci provo a lanciarle. Io vedo la chat, ma non posso mandare messaggi. Sì, che ci riesco. Ho messo anche dei meme, ma. Sì, il brutto di Twitch è che ci sono anche le clip, quindi questa cosa rischia di. Adesso lo sperimento io. Se funziona, vediamo se funziona. Veramente, sì. Ma metterei il gomito così un attimo. Ma va a cagare! Funziona, funziona. Lo sento fin troppo bene, quindi non so se questi sono visibili nel menu del. Sto cercando di buttare dentro un po' di stupidate per rendere la cosa ancora meno seria, quindi il canale subirà una riorganizzazione, diventerà sempre più. Dovrebbe essere nel menu dei bits, ma non sono sicuro. So che io non li vedo perché mi dice, ma puoi farti il tipo da solo, quindi. Adesso non mi carica più nulla. Mi serve un corso su Twitch a tutti gli effetti. Developers. Poi li guarderò nella live perché sennò non riesco a. Allora, andiamo avanti. Quindi strutture dati, se no finisce che mi rimane. Una quarta puntata non la faccio, quindi comunque dove arrivo. Tra l'altro pensavo, a proposito di developers, pensavo appunto al personaggio che apriva le conferenze in questo modo e schifavano praticamente tutto, mentre oggi su Windows c'è il sottosistema Linux, cioè se me l'avessero raccontato anni fa non ci avrei mai creduto, quindi. Microsoft è molto cambiata, possiamo dire. Allora, parliamo di strutture dati, quindi anche il clean code si applica anche alle strutture dati. Sto cercando di tornare serio perché questa cosa del developers lo copiamo al prossimo Delphi Day, quando finalmente lo faremo dal vivo.
Dovremmo convincere qualcuno a fare. Beh, io tra un po' ho la stazza di. Vabbè, è meglio che sorvoliamo, che con questo lockdown non facciamo altro che dormire e mangiare, quindi lavorare. Allora, data abstraction, parliamo di, sempre di clean code. Clean code è, come dire, orientato a quelle che sono le strutture dati, ovvero anche quando creiamo le classi, gli oggetti per, come dire, veicolare, contenere le nostre informazioni e ovviamente anche implementare dei comportamenti, perché facciamo delle classi. Ah, scusa, mi è sfuggito un messaggio. Al lavoro di cosa ti occupi? Sono sviluppatore, quindi sviluppo software, desktop, web, mobile. E faccio anche dei corsi quando mi capita su queste cose, quindi faccio proprio lo sviluppatore di mestiere, quindi sono un developer senior o boomer, dipende da qual è il termine più giusto da utilizzare. E principalmente utilizzo linguaggi .NET come C Sharp, JavaScript per il front-end, e i vari framework come Angular, React, tant'è che mi piacerebbe fare qualche live anche su quelli prima o poi, e Delphi in questo caso, come su cui ho fatto qualche live, che forse su Twitch si trova ancora, ma se no c'è YouTube. Su YouTube ho caricato le live vecchie dove abbiamo fatto qualche applicazione mobile, applicazione per il desktop, per grandi schermi. Ad esempio, il countdown che c'è davanti, che inizia tutte le mie live, è un programma, quindi è un programma fatto in Delphi, quindi con la sua animazione. Quindi torniamo a noi. Information hiding, sapete che è una cosa importante, ovvero nascondere all'interno degli oggetti quelli che sono i campi, cioè tutto ciò che sono campi e metodi che rappresentano i dettagli implementativi del nostro oggetto. Quindi information hiding facciamolo, ovvero vuol dire buon clean code, vuol dire anche utilizzare correttamente i metodi di accesso, quindi di visibilità public private, per evitare che si possa accedere ai campi privati, ovviamente manipolando direttamente i valori senza passare da quello che alla fine è un metodo. Quindi sto studiando Angular con la mia azienda, mi sta piacendo da morire. Angular è bello, non mi aspettavo che il front-end fosse così bello. Vabbè, il front-end, soprattutto web, tra l'altro oggi il browser è quasi un ambiente, anzi, senza il quasi, perché se prendiamo un Chromebook è praticamente un browser, un PC con un browser come sistema operativo, quindi siamo, come dire, ormai è un ambiente di programmazione completo tra local storage, le cache 2D, 3D, quindi lato programmazione è bellissimo comunque lavorare sul web. Con questi framework si riescono a fare delle applicazioni anche con Angular. Usando poi Node, quindi ci sono anche tutti degli strumenti, il linguaggio non è quello è un JavaScript un po' più. Beh, in Angular c'è TypeScript, quindi è ancora meglio perché è tipizzato, quindi sì, alla fine rendono molto, molto entusiasmante sono un po' complessi alcuni, soprattutto Angular su certe cose, gli observable, gli event emitter, ci sono tutta una serie di cose. Se non segui. Qui su Twitch c'è anche, ma sicuramente già lo segui, Fabio Biondi, che è abbastanza conosciuto perché fa molta formazione, cioè tiene molti corsi proprio anche suoi su Angular. E adesso non, in questo momento fa poche live, ma un po' in vacanza, però ha il canale e fa delle live interessanti. Io spero che riprenda perché le sue live mi piacevano abbastanza ed erano sul lato front-end erano abbastanza formative. Quindi dicevamo, quindi non limitarsi all'uso di getter e setter. Allora qui praticamente di cosa stiamo dicendo? Che dovremmo sfruttare le norme, il clean code,
anche per non solo per creare dei banali getter e setter per accedere ai valori, ma addirittura prevedere anche dei metodi aggiuntivi che vadano a indicare nel nome, quindi il motivo per cui si impostano i campi. Ad esempio, qui c'è un esempio di interfaccia dove c'è un get fuel tank capacity in gallons, cioè noi abbiamo sicuramente all'interno dell'oggetto qualcosa che sarà la capacità, però potrebbe esserci la necessità di tirar fuori un double. Oddio, questa clip, so già, questa clip è quella del meglio lungo che non cos'è che ho detto prima, adesso non lo ripeto perché così ne dico un'altra. Dopo la vado a vedere, adesso non ho il coraggio, quindi però poi me l'andrò a vedere. Prima o poi doveva succedere anche a me, quindi ne ho tenute alcune di altri, quindi. Però noi possiamo sfruttare, come dire, dei metodi anche per tirar fuori dei campi, magari ad esempio convertiti, oppure delle informazioni all'attacco da ride. Allora se vale la pena farci la clip vuol dire che ho veramente fatto il sussurro. Sì, cioè, c'è un volume troppo alto, quindi che poi cioè il volume è alto, ma se fosse, non so, un follow continuo tipo come questo, magari un po' mi aspettavo il benvenuto a Ricky Fire 98. Magari uno dice sono abituato, ne sento uno ogni tanto. Invece era un'ora che andava avanti in silenzio da solo con due spettatori. A un certo punto ho sentito esplodere il mondo con le cuffie. Quindi è che dico sempre: dopo abbasso il volume, ma poi non ce la faccio mai. Quindi noi possiamo anche prevedere dei metodi per andare, ovviamente qui avremo un campo che sarà la capacità e quanto abbiamo consumato, quindi qui sta a indicare che come information hiding, oltre a tirare fuori magari la capacità o quello che rimane di per sé come campi, possiamo anche tirare fuori delle informazioni in più. Che non so, cioè, ad esempio, il remaining, magari noi abbiamo il fuel consumato, il carburante consumato e la capacità, mentre il remaining è un calcolo che facciamo al volo. Però qui suggerisce appunto di utilizzare, di evitare di restituire solo il campo e fare sì che ogni volta che ho bisogno di un valore, magari in più punti del mio progetto, convertito in un'unità diversa o in una forma diversa, ripetere il codice che lo converte, cioè se ho bisogno magari ho un valore memorizzato in millimetri e mi serve spesso in centimetri, aggiungo il mio oggetto un metodo che mi dà questo dato e ovviamente rispettando come dire, i suggerimenti riguardo al naming che abbiamo visto le altre volte, come dire, questo dato lo esponiamo con un metodo che dica esattamente che cosa esce. Come valore, cioè qui addirittura forse abbiamo un po' esagerato, cioè un get fuel tank capacity in gallon, cioè avremo un campo F magari che si chiama capacity, sarà espresso in unità di misura che può essere galloni o litri. Questo metodo ci fa capire che cosa ci dà esattamente questo tipo di funzione, di ritorno. Magari abbiamo anche quello consumato, questo get percent full remaining è già qualcosa che prende la capacità, toglie quello che abbiamo consumato, fa la percentuale, cioè ci dà un dato un po' più elaborato. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo facciamo restituire dall'oggetto con dei nomi che diano un'indicazione di qual è il valore di ritorno. Qui andiamo un po' nel complesso, in realtà non sono neanche del tutto d'accordo con questa cosa, ma era nel libro, quindi c'è questa legge di, viene da dire Demetrio, ma non va bene tradurre i nomi, che dice che un oggetto, praticamente siamo nel codice di una classe, all'interno di un metodo, all'interno possiamo chiamare solo metodi che appartengono o alla stessa classe, o un oggetto creato, quindi allo stesso oggetto, o un oggetto creato da quell'oggetto o passato come parametro al metodo oppure memorizzato in un campo dell'oggetto. Quindi o noi chiamiamo un metodo dello stesso oggetto,
oppure andiamo a creare un nuovo oggetto e chiamiamo un metodo, o ce lo facciamo passare come parametro, o deve essere un campo, un oggetto magari che abbiamo creato all'inizio e l'abbiamo memorizzato in un campo. Cioè, qui sta a indicare che non dovremmo avere un oggetto che, interfacciandosi con un altro oggetto, va a chiamare un metodo di un terzo oggetto ancora. Cioè, non dovremmo fare delle catene. Questo è il succo della. Ad esempio, c'è un esempio di codice. Questo codice qui dice errato. Ovviamente, quando si dice errato, è errato per le formalità sempre del clean code. In realtà poi io lo vedo spesso, soprattutto con certi pattern tipo il builder o altri contesti dove si utilizza un po' questa, a meno che i valori istituiti non siano dei DTO, cioè spesso si utilizza questa scrittura, ad esempio con link in C Sharp, o diciamo che, come dire, però un tipo di codice che io vedrei bene in un main. Forse all'interno della logica di un oggetto specifico, questo context, get option, get scratch dir, get absolute path, cioè diventa. Ci sono. Se messo all'interno di un oggetto, abbiamo un oggetto che va praticamente a rendersi dipendente da altri 3 o 4, e quindi generalmente è sconsigliato. In alcuni contesti si fa, ad esempio, mettiamo che context sia un pattern tipo builder, cioè quei pattern, quegli oggetti dove, man mano che chiamo i metodi, in cascata viene restituito sempre lo stesso oggetto, e ogni chiamato metodo va a salvare dei valori che poi alla fine vengono usati per creare, ad esempio, un oggetto nuovo. In quei casi il builder effettivamente però un po' come un DTO, cioè un oggetto inerte che non fa altro che avere dei flag o delle variabili da impostare, che vengono impostate chiamando dei metodi, e quindi io sto praticamente prendendo una configurazione. Però ecco, in quei casi il builder è accettato. Perché? Perché quando faccio context, magari get option, vado a impostare qualcosa su quel context come oggetto, ma get option mi restituisce di nuovo context, e quindi io posso, dopo get option, andare a chiamare get scratch dir, cioè sto chiamando metodi sempre dello stesso oggetto, e a quel punto non sono in violazione di questa regola, perché ho semplicemente una cascata di metodi che però fanno parte tutti dello stesso oggetto. Qui diciamo andiamo un po' nel complesso, andiamo un po' nel sofismo. È molto consigliato nelle pratiche di clean code l'uso di DTO, Data Transfer Object. Sono quegli oggetti, ad esempio i POCO in C Sharp, i PODO in Delphi, cioè plain old, nome del linguaggio, C Sharp o Delphi Object, cioè sono i cari vecchi oggetti, cioè sono degli oggetti che alla fine hanno solo dei campi, delle proprietà, e sono fatti per prendere formalmente delle variabili e metterle assieme. Quindi questi sono molto suggeriti. Ad esempio, abbiamo una funzione, non vogliamo mettere troppi parametri, oppure dobbiamo creare un oggetto e abbiamo varie modalità con cui crearlo. Passiamo magari un oggetto option con dentro, cioè piuttosto che mettere nel costruttore della classe 20 parametri, ne mettiamo uno, che è un oggetto con dentro i 20 valori con cui possiamo inizializzare quella classe. Cioè, qui i DTO sono ottimi per riuscire a fare, diciamo, da contenitore per questi valori che devono viaggiare assieme, in modo che le nostre, chiamiamole signature, cioè i nostri metodi, rimangano, come dire, il più possibile corti, accettino tutto al più un parametro e non migliaia di parametri, diventando così difficili da leggere e difficili. Molto spesso, se usiamo questi oggetti, ovviamente nel punto della chiamata o poco prima abbiamo la creazione e la valorizzazione di tutte le proprietà, quindi il codice vi fa vedere esattamente che cosa viene creato e quali proprietà vengono inizializzate. Quindi non è come quei metodi che avevamo visto, ad esempio, la prima volta, quelle funzioni dove noi passiamo dei valori tipo true, virgola, false, virgola 1, virgola 0, e non si capisce che cosa sono senza andare a vedere la dichiarazione della funzione. Quindi i DTO sono ottimi. Poi in certi casi possiamo usare delle classi, se abbiamo magari un oggetto dove mettiamo dei valori che però hanno bisogno magari di essere recuperati in diversi modi, o sono tanti, e quindi a quel punto usare un record, cioè una struttura,
cioè qualcosa che viene allocato sullo stack diventa diventa ovviamente più impegnativo, e quindi conviene, come dire, farlo. Nel lato, qui parlano di Delphi, ovviamente se abbiamo 2, 3, 4 parametri, usare i record, cioè le strutture, è consigliato. Perché? Perché è molto più, sono leggeri, sono allocati sullo stack, cioè non abbiamo un oggetto che viene creato nell'area, nella memoria heap, ci viene dato un puntatore, poi noi dobbiamo ricordarci di distruggerlo, perché sapete che in Delphi non c'è ad esempio il garbage collector come in C Sharp e come in Java. Però in C Sharp e come in Java, se creiamo poi molti oggetti, anche se c'è il garbage collector deve ovviamente andare a distruggere tutti, e comunque creare degli oggetti vuol dire impiegare un certo tempo, c'è un certo overhead, e quindi, come dire, non conviene. Magari alcune volte anche lì conviene magari usare più le struct in quel caso, che rispetto degli oggetti, delle classi propriamente detto. Confini boundaries si riferisce al fatto che ad esempio noi potremmo avere a che fare con delle librerie, dei framework e dei package, quindi l'utilizzo di queste librerie può richiedere una certa attenzione. Allora, in linea generale le librerie, i framework, cioè quando si parla anche ad esempio di principi solid, di dipendenze, quindi se io dipendo da un qualcosa che fa parte della libreria base, qui parliamo, sono librerie base di Delphi, quindi RTL è proprio la runtime library, è come dire la libreria, l'SDK, JDK, oppure la framework class library o base class library di .NET. Generalmente non sono dipendenze che noi dobbiamo moccare o per cui dobbiamo fare cose particolari, nel senso che dobbiamo scrivere un file, scriviamo file write all bytes, scriviamo tutti i byte, quindi non è che dobbiamo però il discorso qual è? Che non è detto che queste librerie, pur essendo librerie di base, quindi direttamente utilizzabili, siano state poi scritte rispettando i dettami del clean code, quindi sia librerie di base ma anche tutto ciò che è codice scritto da terzi potrebbe, anzi facilmente, non rispetterà i dettami del clean code. Cioè cosa vuol dire? Magari avrà delle convenzioni, qui sotto c'è un esempio, c'è questa lista di sensori, sensor, e noi vediamo che c'è l'accesso alla proprietà items, che sta a indicare gli elementi della lista, e poi c'è uno zero. Questa scrittura, perché c'è il segnale di divieto? Perché non è clean code, in quanto quell'items con quello zero cosa sta a indicare? Un ID, sta a indicare la posizione, sta a indicare, noi sappiamo che è la posizione perché sappiamo che la lista, la tlist, la list in generale è un array list, cioè è un qualcosa che aumenta man mano che noi ci buttiamo dentro degli oggetti, ma quando vogliamo accedere agli oggetti noi possiamo accedere al primo, al secondo, al terzo mettendo dentro un indice che va da 0 a n, a count meno 1, numero di oggetti meno 1, quindi siamo talmente abituati che consideriamo questo codice leggibile e pronto, ma a tutti gli effetti non sarebbe clean code perché non è secondo quei dettami abbastanza esplicativo. Questo cosa sta a indicare? Che sia per questo tipo di librerie, ma anche per tutto ciò che possiamo recuperare da altri sviluppatori o da terze parti, è consigliato evitare di scrivere codice non clean, perché utilizziamo cose non clean. Quello che viene suggerito, se possibile ovviamente, se non diventa un lavoro inutile e nei limiti, io ci aggiungo sempre queste clausole perché secondo me, come dire, è un po' come la legge applicata senza un giudice o senza la valutazione del contesto. Ovviamente tutte le regole hanno ovviamente i loro, come dire, i casi in cui non si applicano, oppure conviene come trade-off fare in maniera diversa. Però il suggerimento è quello di crearci dei wrapper, ovvero laddove possibile magari passare, come dire, invece di utilizzare direttamente ciò che non è clean delle librerie, andare ad aggiungere ad esempio sulla lista un metodo che potrebbe essere un metodo che espone in modo clean ciò che non è clean. Cioè, dovrebbe essere un esempio per spiegare,
ad esempio a sinistra c'è una classe con una lista di sensori, c'è un campo in realtà privato, quindi con information hiding, che contiene una lista di sensori, e c'è stata creata attorno una classe T-Sensor per dire, questa è una classe che gestisce sensori, quindi c'è un wrapper che prende quella lista, la crea al suo interno, e infatti dopo c'è l'implementazione del costruttore, della create, della destroy, quindi è una classe che crea una lista di sensori al suo interno. Quando viene distrutta, questo oggetto distrugge la lista e consente di accedere a un elemento, agli elementi, ai vari sensori che ci sono dentro, però con un metodo getByIndex che è molto più leggibile rispetto al metodo .items che vedevamo. Quindi è una sorta di wrapper, cioè quel getByIndex cosa fa? Va sulla lista, sulla lista classica, accede agli items e sa che il valore da passare è l'indice, e in questo modo, comunque con questo getByIndex, praticamente rende clean un'implementazione che non lo è, e utilizzando questo oggetto al posto di quello nativo, è vero che noi abbiamo una sorta di, abbiamo un wrapper, può sembrare inutile, ma noi in questo modo possiamo scrivere codice clean come quello che abbiamo a destra. Ad esempio a destra cosa facciamo? Andiamo, diciamo, faccio una variabile sensor tipo tsensor, sensors, scusate che è un plurale, quindi la vado a creare, faccio la create, e a quel punto ho un oggetto, quel tsensor mi dice posso gestire dei sensori, quindi vado su questo sensors e dico getByIndex dammi il sensore che ha indice 0, ma potremmo anche aggiungere un getByName, potremmo andare ad aggiungere altri metodi. In questo modo noi abbiamo wrappato con una classe che rispetta i dettami del clean code qualcosa che invece non lo rispettava. Questo ovviamente per me rimane una cosa facoltativa, perché grosso modo, come dire, non è neanche sbagliato utilizzare direttamente le librerie o chiudere un occhio, però questo è un esempio che secondo me può essere utile, perché a volte invece quello che non è clean è codice magari scritto da un altro sviluppatore o magari che ereditiamo da terze parti, e trasformarlo o wrapparlo anche solo a questo scopo, quindi non necessariamente per fare un'estensione, ma anche solo banalmente per ribattezzare dei nomi che non potremmo cambiare perché non sono sotto il nostro controllo, abbiamo la possibilità di trasformare in clean quello che non lo è. Quindi il suggerimento è, quando abbiamo un codice che non rispetta il clean code, magari una parte importante, e noi vogliamo essere ligi, crearci attorno un wrapper, come diceva la parte prima, cioè ad esempio usando dei pattern come l'adapter, andare praticamente a isolarlo, quindi farci un recinto attorno, con laddove il recinto invece è implementato rispettando i parametri e le direttive che abbiamo visto. Questo con alcuni vantaggi, ad esempio il resto del codice che scriviamo, se utilizza il nostro wrapper è clean, il nostro codice continuerà a essere clean. A volte può capitare che questo codice di terze parti, in quanto non clean, subisca delle modifiche, sia più suscettibile di modifiche rispetto al nostro, che segue magari dei dettami più stringenti, e avere un adapter ci consente di andarci ad adattare a quei cambiamenti senza che il nostro codice pulito, già scritto, debba essere modificato. Cioè i nomi che usiamo non vengono modificati. Se al posto di items sparisce quell'item, se ad esempio non dobbiamo più indicare list.item ma basta scrivere list con tra parentesi quadri l'indice, noi andiamo lì, lo correggiamo, ma noi non abbiamo utilizzato direttamente quel codice, ma abbiamo utilizzato un wrapper che rimarrà getByIndex e sarà sempre più descrittivo di quello che ci viene fornito di serie, perché non è scritto con rispettando i dettami del clean code. Quindi noi creiamo una sovrastruttura, è vero, ma nell'ambito di un progetto molto grande questa sovrastruttura può sempre mascherarci e metterci al riparo dai cambiamenti a cui sono molto suscettibili eventuali librerie di terze parti,
più che runtime library o class library dei libri di terze parti, diciamo, potrebbero esserlo, non solo per una questione di testabilità o mockabilità, ma anche solo per dire: non mi piace come hai chiamato il tuo metodo, io creo un wrapper che magari un domani potrebbe anche andare a chiamare una libreria completamente diversa. Cioè abbiamo anche quella possibilità in più, però a volte il motivo può anche essere solo: utilizzo dei nomi che sono più significativi, più chiari, magari invece che c'è la runtime library ha 10 funzioni, 10 overload, cioè la stessa funzione con 10 versioni di parametri. A quel punto noi ne scriviamo una che utilizza invece dei DTO, cioè che fa le cose in maniera un po' più elegante, perché magari chi ha fatto la class library ha voluto essere più terra terra per adattarsi a diversi stili di codifica, mentre noi vogliamo essere clean, vogliamo essere puliti, quindi vogliamo rispettare quei dettami, e a quel punto ci viene utile quell'adapter, quel recinto, quel wrapper che costruiamo attorno per rispettare queste regole. Ci sono anche questi motivi, e c'è anche la questione di renderci indipendenti da quella parte, che non è una cosa. Allora, un capitolo riguardo gli strumenti. Allora, è importante come tenere il codice clean mentre si sviluppa. Bisogna utilizzare tutti gli strumenti che gli ambienti di sviluppo ci mettono a disposizione. Ad esempio, una cosa che abbiamo in Delphi, ma che abbiamo anche in Visual Studio grazie a delle estensioni e dei plugin. Ad esempio, so che in Visual Studio c'è un'estensione che si chiama CodeMade, che ha un tool integrato che si chiama Spade, proprio con la spada, cioè proprio il simbolino, che praticamente restituisce delle metriche di tossicità dei metodi che scriviamo. Quindi quando noi scriviamo dei metodi, abbiamo un parametro che è la cyclomatic complexity, ad esempio, che è un nome complicato per descrivere qualcosa invece che è molto semplice, che sta a indicare la complessità del nostro metodo espresso in un punteggio che varia in base ai percorsi che noi possiamo far fare al codice. Cioè, ad esempio, se noi abbiamo un metodo che è pieno di chiamate ad altri metodi o segnazioni, il valore è 1. Nel momento in cui andiamo a inserirci un if, abbiamo già un più 2, perché abbiamo due strade che il codice può fare: potremmo entrare nell'if oppure entrare nel then. Se mettiamo uno switch o un case, nel caso di Delphi, switch in caso di C# o C++, abbiamo un N, perché iniziamo proprio a creare dei branch, iniziamo proprio a creare vari percorsi. Diciamo che l'ideale sarebbe tenere questo valore il più basso possibile, finché siamo al valore di 2, 3, 4 andiamo bene. Quando andiamo su 10, 12, 100, addirittura ho visto anche dei 300, perché ovviamente metodi molto grandi con la logica di quasi di un intero programma diventa una tossicità veramente elevata. Qui vediamo ad esempio alcuni strumenti che ci sono in Delphi, ma ripeto, estensioni ci sono anche in Visual Studio, in Visual Studio Code. Qui c'è una tabellina con le versioni, la versione clean della Calculate Pay, che è quell'esempio di codice che abbiamo visto anche stasera per calcolare lo stipendio, quella che usa il dizionario, cioè che dice: vado a vedere il tipo di impiegato, e in base a quello c'è un if, vado, come dire, a gestire a chiamare il calcolatore del suo stipendio e ottenere il valore. Quindi quella logica piccolina, cyclomatic complexity è 2, quindi il numero di if è 1, perché c'è un if solo, che tra l'altro controlla, serve solo per dire: esiste l'implementazione del calcolo dello stipendio per questo impiegato? Se sì, la trova e la calcola, se no ci dà l'eccezione. Quindi, essendoci quell'if, abbiamo un if depth a 1 e una cyclomatic complexity che va a 2, perché in quel codice noi possiamo entrare nell'if oppure non entrarci, e quindi abbiamo due strade. Quella che si basava sul case, se vedete, è che la versione bad ha un if depth a 0, perché if non ce n'è, ma la complessità sale a 4, perché abbiamo lo switch, abbiamo il case, più alternative offriamo,
è molto più lunga, molto più lungo come metodo, e più tipi di impiegato aggiungiamo, e più come dire, più diventa lungo quel metodo e più diventa anche complesso. Mentre nell'implementazione clean che abbiamo fatto del calcolo dello stipendio, noi abbiamo una cyclomatic complexity per il calculate pay che è sempre fissa, perché lui dice: c'è un calcolatore di stipendio per questo impiegato? Se sì, chiamo e mi faccio restituire il calcolo. Quel metodo che implementa il calcolo specifico per tipo di impiegato, anche quello avrà una complessità molto bassa, perché sarà un result di qualcosa preso dall'impiegato, moltiplicato, sarà una formula. Cioè, l'ideale sarebbe avere tutti i metodi fatti così, piccolini, che restituiscono un valore o che fanno un controllo. Nel momento in cui noi vediamo che un metodo come quel check password inizia a essere lungo 10, i parametri sono 2, 3 o più, ha già due if, ha già una complessità che, vabbè, non è a 4, è rimasta bassa, ma inizia già un po', come dire, a salire, dobbiamo rifattorizzare, cioè dobbiamo tenere continuamente sott'occhio questi criteri. Poi qui ce ne sono solo alcuni, ma in realtà questo tool, come gli altri tool che trovate, dà anche, ad esempio, la profondità del metodo vero, del metodo. Quanti metodi di altri oggetti si vanno a chiamare, perché a quel punto l'attenzione si sposta da quel metodo al metodo che viene invocato all'interno del metodo. E se quel metodo va a chiamare altre funzioni ancora, cioè andiamo sul call stack e iniziamo a fare una catena di chiamate, che cosa succede? Che questa profondità aumenta, la nostra funzione diventa sempre più interdipendente da questi metodi che vengono chiamati, e quindi la complessità aumenta, e quindi a quel punto anche lì dobbiamo rifattorizzare, e lì stiamo violando la legge che abbiamo visto prima, la law of the matter. Come fare? In tutti gli ambienti di sviluppo abbiamo i tool di refactoring, ad esempio qui c'è un rename, però troviamo anche l'extract method, cioè andiamo in un metodo, prendiamo una logica più lunga, prendiamo un pezzo e lo possiamo tirare fuori dicendo che cosa va poi passato, cioè scegliendo anche i parametri, in modo che nel punto in cui rappresenta il codice rimanga la chiamata, un metodo nuovo che viene creato con dentro il pezzettino di codice. Però possiamo estrarre delle classi, possiamo estrarre delle interfacce, fare la move di un metodo da un altro oggetto, cioè dobbiamo, indipendentemente dal tool che usiamo, ricercare questo tipo di strumenti e farne un uso proficuo per tenere il nostro codice sorgente comunque clean, cioè rispettoso dei dettami del clean code e possibilmente anche dei principi solid, che magari è un argomento che potremmo vedere tranquillamente assieme. Qui c'è, ok, lo strumento di ricordarsi di completare to-do list. Questo è un'altra cosa di cui abbiamo già parlato, perché ovviamente completare l'inizializzazione, qui c'è anche un errore di grammatica, quindi cercare il più possibile di categorizzarli bene, di andarli a riempire in modo da non lasciare delle parti pending da implementare. Poi abbiamo alcuni corollari. Corollari cosa sono? In realtà queste sono cose che ho aggiunto io. Ovvero tutte quelle cose che noi possiamo ottenere o raggiungere scrivendo del clean code. Seguendo le norme per scrivere codice pulito, cioè rispettando questi dettami e anche quelli dei solid principle, ci aggiungo, quello che otteniamo è anche codice testabile. Se vogliamo abilitarci all'uso di unit test, dobbiamo necessariamente rispettare parametri. Diciamo principi solid innanzitutto e il clean code in seconda istanza, perché comunque ci aiuta a dare comunque una descrizione, una forma più distribuita, più ottimizzata del nostro codice. Quindi se noi vogliamo utilizzare gli unit test più che integration test, gli unit test sono più difficili. Dobbiamo abituarci a scrivere clean code e rispettare i solid principle, quindi
Qui c'è una menzione di cosa sono i solid principle. Se andate però sul mio canale YouTube trovate anche un filmato di un webinar che ho fatto l'anno scorso, direi sì, sui principi solid. È sempre riferito a Delphi, ma in realtà gli esempi sono talmente semplici, però ho cercato di farli semplici, ma di farli anche molto indicativi, cioè di spiegare proprio al netto di queste sigle che sembrano molto complicate, con dei nomi, list of substitution, interface segregation, cioè sembrano delle cose altamente scientifiche, ma in realtà sono dei principi molto semplici, cioè diciamo sono più difficili da applicare, è più difficile esercitarsi, imparare a utilizzarli, a implementarli e abituarsi a scrivere il codice in questo modo, piuttosto che capire ognuno di questi principi che cosa vuole dire. Però rispetto ad esempio allo studio dei design pattern classici tipo Singleton, l'adapter, il command, quelli che trovate nel classico libro della Gang of Four, per dire, quindi gli Elements of Object-Oriented Software, il classico libro dei design pattern. Secondo me questi sono più importanti, a parte il fatto di richiamarsi comunque un po' a una serie di, cioè i pattern che trovate negli altri libri sono pattern che andate a implementare per rispettare questi principi. Però diciamo che questi principi danno uno sguardo, secondo me, più generale e più dipendente da quei pattern, diciamo, per tenere il vostro software, il vostro progetto estensibile e manutenibile al giorno d'oggi. Cioè, secondo me sono la prima cosa che andrebbe studiata, perché sono ben formalizzati, applicati tutti nel loro insieme, comunque vi consentono di scrivere, veramente di sviluppare con comodità, ovviamente una volta che uno ci ha preso, per così dire, la mano e ci ha fatto l'abitudine. Quindi, conclusioni, finalmente riusciamo forse ad arrivare alla conclusione di questa trattazione del clean code. Tutte queste live per cosa dire? Per dire che comunque la qualità del codice che scriviamo è importante non solo per la leggibilità da parte nostra in futuro e da parte di colleghi all'interno di un team, ma anche perché, soprattutto per chi fa lo sviluppatore, ci qualifica a livello professionale e fa capire anche quanto siamo rispettosi della forma oltre che della sostanza. Quindi la sostanza ovviamente ci deve essere, il software si scrive per poter funzionare ed essere consegnabile al cliente, ma c'è anche una parte che noi dovremmo curare, che è la forma e come lo scriviamo, perché questo ci dà anche dei vantaggi, ovvero risparmiare anche tempo e denaro, perché applicare questo tipo di filosofia, questo tipo di pratiche ci aiuta a scrivere del codice su cui noi abbiamo più padronanza, più confidenza, su cui noi possiamo agire aggiungendo nuove righe di codice senza andare a modificare quelle esistenti, e strutturare una cosa in modo che nel momento in cui abbiamo la richiesta di implementare nuove feature o di trovare un bug, riusciamo a localizzare il problema o a stimare anche solo la tempistica necessaria a implementare queste feature in maniera un po' più precisa e più comoda rispetto a un progetto che è uno spaghetti code con una marea di if, con interventi e convenzioni diverse mescolate su cui in tanti hanno messo le mani, e su cui è che ci costringe praticamente a dire: ok, ti devo stimare il tempo, devo aggiungerne necessariamente una parte che ha una durata stimata ma che potrebbe essere facilmente errata, per potermelo analizzare, capire e andare a vedere che giro fa il codice, perché ovviamente i parametri magari non sono chiari, i nomi delle funzioni sono degli acronimi, oppure riguardano cose lette o termini di un dominio non conosciuto, usati in ambiguità, con funzionamenti diversi. Insomma, c'è una forma disordinata che fa sì che ogni volta noi abbiamo del tempo in più da impiegare, che fatto non per scrivere codice, ma per capire quello degli altri, che se c'è una cosa che dà fastidio
è disturba ed è impegnativa è questa, e quindi come dire, ci toglie anche il piacere di, è come se noi facessimo i cuochi, ogni volta che dobbiamo fare un piatto dobbiamo andare a pulire quello che, dove gli altri hanno sporcato. Cioè, ovviamente sappiamo che pulire fa parte del nostro lavoro, ma fatto in questo modo ovviamente è una pratica che ci toglie anche il piacere del coding, che è la cosa che poi ci piace fare. Quindi questo è un po' è un altro, come dire, corollario della filosofia che poi si vuole arrivare a. Cioè, si vuole, ok, dobbiamo scrivere il codice, ma vogliamo farlo concentrandoci possibilmente su ciò che dobbiamo fare e non andare a prendere la stele di Rosetta e capire che cosa è stato scritto, come funziona in maniera più o meno intricata, una cosa che ci viene piazzata in mano, dove quello che magari l'ha scritto è già andato in ferie oppure ha cambiato azienda senza seguire neanche una convenzione. Cioè, ovviamente questa è una cosa che non ci piace e vorremmo evitare. È chiaro che se noi lo facciamo e altri non lo fanno, ci prendiamo solo il negativo, ma qualora questa pratica di scrivere clean code venga diffusa o comunque diventi un po' patrimonio comune, ci sia più attenzione dal punto di vista di questo fattore, del fattore della scrittura di buon codice, la cosa dovrebbe migliorare per tutti, almeno questo si spera. Quindi in breve scrivere codice deve essere spesso perché infatti ci piace iniziare i progetti ma non mantenere quelli esistenti, proprio perché non abbiamo una base di codice da dover rimaneggiare e come dire, comprendere di nuovo, nonostante in certi casi sia stata scritta anche da noi, quindi addirittura. E poi queste pratiche, come abbiamo detto in ultimo, ci aprono le porte a innumerevoli opportunità, cioè il fatto di poter fare unit testing, poter integrare magari meglio delle pratiche di misurazione delle performance. Se noi abbiamo un mega metodo dentro una mega classe statica che fa tutto, quello non è suddivisibile, non è una cosa che possiamo andare a dettagliare, spezzettare per fare delle analisi. Se invece abbiamo tutto ben organizzato, possiamo prendere un pezzo e sostituirlo con qualcosa di più veloce, magari sviluppandolo in parallelo, magari rendendolo configurabile e selezionabile in maniera dinamica. Cioè, noi abbiamo una flessibilità che ci consente praticamente di abbracciare tutte quelle che sono le architetture che sentite nominare più spesso ad oggi, come microservice. Avere diciamo dei sistemi disaccoppiati tra di loro. Possiamo a quel punto utilizzare tutti i design pattern, le metodologie che vogliamo, possiamo, passatemi in termini, farci tutte le seghe mentali che desideriamo perché abbiamo adottato una convenzione che ci consente di farlo. E applicata in questo modo, anche applicarla a nuovi linguaggi, a nuove tecnologie, diventa molto più facile, perché è un po' come dire, vogliamo imparare una lingua nuova, la impariamo così come va imparata, con i suoi dettami, con le sue, cioè applicando un metodo però rigoroso e non andando a caso. Non per niente ci sono i corsi di lingue, uno può farlo anche da privato, però quello che viene fornito quando vai a fare un corso di lingue è un metodo. Quindi una volta che hai questo padroneggiato queste pratiche, o ti sei abituato a lavorare in un certo modo, quando impari un nuovo linguaggio, una nuova tecnologia, dove chi ci lavora adotta gli stessi principi, pur con linguaggi diversi, ci si trova, per così dire, a casa. Cioè, comunque c'è un approccio mentale, un approccio nell'apprendimento, nell'utilizzo, che mantiene e rispetta e semplifica anche l'acquisizione di queste nuove nozioni, dell'apprendimento di questi nuovi linguaggi, tecnologie, piattaforme, sistemi o quello che il futuro te stesso ti ringrazierà, perché come dicevo molto spesso questo è anche per chi deve riprendere in mano un progetto sviluppato da tempo, se ha adottato, ha fatto le cose in un certo modo, è molto più contento, non è contento solo quando inizia un nuovo progetto, ma anche quando va a mantenere è un progetto esistente, perché è lì che poi vi sono la possibilità di monetizzare un po' di più, in quanto il software c'è già, il software funziona, però
posso vendere delle feature singole da implementare, e se mi sono reso la vita comoda e queste feature hanno un valore di business alto per il cliente, potete ovviamente venderle al suo prezzo congruo, però facendo uno sforzo minimo, perché l'architettura che avete messo in piedi magari vi è costata un po' di sforzo in più, magari economicamente ha inciso su quello che alla fine avete preso economicamente del progetto, però a quel punto potete, tra virgolette, rifarvi, che non vuol dire truffare i vostri clienti ovviamente, però diciamo che potete sfruttare il fatto di aver messo questo sforzo nell'architettura per a quel punto sfruttarlo per quello che è, cioè fare le estensioni, fare il bug fixing, farla crescere e vedere un sistema che magari può essere un prototipo che poi diventa un prodotto, è una cosa magari che è unica nel suo genere all'interno del mercato. Quindi ci sono tutti questi fattori che spesso ovviamente all'inizio non vengono presi in considerazione, ma possono diventare importanti nel momento in cui questa soluzione, la soluzione che è stata creata, deve crescere o anche solo essere mantenuto. Quindi trovare, come vale per la sporcizia e i rifiuti, trovare pulito un piacere, quindi lasciare pulito è un dovere. Adesso siamo in pochi collegati, più che domande. C'è stato prima un po' di vita in chat, poi per il momento è chiaro che se magari qualcuno ha delle domande da fare, che chi è collegato su ha visto anche le altre live, adesso magari torno nella mia schermata welcome, così vedo anche la chat. Non capisco perché non mi fa fare il tifo, cioè non voglio fare il tifo, voglio fare, vabbè, niente, quindi volevo vedere se c'erano, dopo mi andrò a vedere questa clip che è stata fatta con il mio accidente. Mi sono veramente preso poco, non me l'aspettavo, e quindi allora, quindi direi che siamo riusciti finalmente. Heart Attack da Ride. Però vedo il titolo, non lo vedevo prima, vedevo solo il link, che tra l'altro Twitch ha questi nomi un po' strani per le clip. E no, direi che la trattazione è finita, quindi dopo tre live sullo stesso argomento alla fine ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo. È stata dura, ma mi aspettavo fosse una trattazione così lunga. Se qualcuno è interessato e ha visto solo oggi magari questa cosa, ci sono comunque ancora le live precedenti su Twitch, oppure c'è il canale YouTube, dove ci sono all'interno le live precedenti che non sono più disponibili su Twitch. Alcune secondo me erano venute anche abbastanza bene, come quella dell'applicazione mobile, o il coding di un videogioco che poi non è ancora stato finito, quindi dovrò tornarci, ma devo trovare qualcosa di più veloce, di più spiccio da fare, anche forse di più interessante. Adesso questo mese sto un po' cercando di capire su come indirizzare le live, magari farle più corte, qualcosa di più frequente con un po' di live coding, a riprendere un po' l'abitudine di vedere, di scrivere un po' di codice, di vedere dei progetti dal vivo, magari anche su linguaggi diversi, vedere un po' qualcosa di JavaScript, eccetera. Quindi sto un po' elucubrando, quindi continuerò a elucubrare finché sono tutti in ferie, beati loro.
non mi fa vedere. Io volevo te testare il, non mi ricordo dov'è. Ah, eccolo, forse qua che ci sono i redeem. Però qui non mi dice, ah, ok, che non so se compaiono. Ho sbagliato il comando. Direi che funziona. Un po' troppo lungo, però direi che compare, quindi il sound alert invece non so se funzionano. Ne approfitto per testare un po' le funzionalità del canale, visto che di solito alle 11, finisco, ma sound alerts. Alle 11 finisco, ma questa sera finalmente ce l'ho fatta e come premio mi provo le. Ah, qui ci vuole forse il. Ci vuole il menu, ma io non posso fare il tifo per me stesso e quindi non li posso lanciare, o meglio, li posso lanciare da qui. Developers, 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 Però non li developers, sento developers, per qualche developers, strano developers, motivo. developers, 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 developers. Adesso l'ho sentito. Forse sono riuscito. È una roba. Troppo volume, no? Sto perché la seconda dose di Balmizer, che cos'è? Ah, ho capito il ok, Balmer, ragazzi, Steve Balmer, cioè quando entrava così tutto sudato, io pensavo che. Ho fatto un test, mi serviva un suono per provarlo. Sono riuscito, adesso li sento anch'io, l'unica cosa è che non riesco a limitarli dal punto di vista del, come dire, del volume, e mi esce roba. Sento roba, mi esplode nelle orecchie comunque. Vabbè, abbiamo anche Bastianich che Ultimamente non mi incazzo, ma sono un po' incazzato perché mi sembra che tu ci stai prendendo noi in giro. Ti diverti col nostro tempo, bravo, complimenti. che li ho scelti bene. Ok, giusto perché sei ritornato, sappi che sono riuscito a finire finalmente la trattazione del green code, quindi questa sarà almeno fino a prova contraria, se non riprendiamo l'argomento, l'ultima puntata quindi ce l'abbiamo fatta e con grande, non era sudore ma seniority, esatto, quindi anzi ho finito anche prima, quindi sono stato fin troppo, ho finito l'esalogia con una trilogia, quindi ah, sì, dopo sarebbe diventato un po' eccessivamente lungo e noioso anche parlare sempre di, alla fine sono un po' a reiterare sempre le stesse cose, quindi ci sono gli speciali, i prequel, beh, magari aspettiamo un po', poi riprendiamo l'argomento se servirà, ma direi che piuttosto non so cosa farò nelle prossime live, sono un po' in il crampo dello streamer invece che dello scrittore, non so se lo streamer ha i crampi. Adesso riprenderò magari a fare un po' di coding, così magari il tempo passa un po' meglio e si possono fare battute sul codice, che è un po' più
una cosa un po' meno pesa rispetto a parlare di principi, di teoria, che invece diventa una cosa un po' più tediosa. Quindi sviluppare un gioco già avevo provato, ma ho sempre scelto, a parte un memory che avevo fatto vedere come demo, dei giochi un po'. Anche lì non vorrei tirarlo per delle puntate, anche se poi c'è chi lo fa. Delphi su Linux potrebbe essere interessante, cioè Delphi non gira su Linux, ma può creare delle applicazioni e dei daemon su Linux. Quello è un aspetto che mi sarebbe, cioè mi capita poco perché io lavoro quasi prevalentemente su sistemi Windows anche in cloud, quindi però è una cosa che mi sarebbe piaciuto approfondire assieme a un'altra cosa, ovvero tu lo sai cosa ti proporrei? In realtà no, cioè so che mi proporresti N cose, quindi mi fai venire in mente, Maurizio, diverse cose, per cui non dico niente perché già prima ho detto delle cose che sono state clippate e solo su Mac e Linux mi direi, sì, capisco. Effettivamente, perché con una virtual machine di solito molti che sviluppano usano ancora. Vabbè, a parte la fascia protetta, è che dico cose che mi si ritorcono contro, come non mi ricordo che cosa ho detto poco fa. È bello rigido come piace a me, ecco, una cosa così. Quindi questa la posso ripetere perché ormai già. No, però non so se è collegato. Anche Paolo lo vedo nell'elenco, ma non so se lo vedo nell'elenco casualmente o perché non è affidabile. Lui sicuramente qualcosa, tutto quello che dirai verrà clippato contro di te. Ma in realtà poi a me piace, cioè, perché almeno c'è la parte divertente. La cosa bella di Twitch, appunto, è che nel seguire le live, tipo io ho seguito, adesso sposto questa cosa qui perché c'è un riflesso negli occhiali, pauroso. Quando seguivo anche le live di Fabio su JavaScript, così la cosa bella è imparare mentre impari, leggi delle cose divertenti, cioè il nuovo modo di fare formazione, secondo me. Quindi alla fine ci sta perché è divertente. Quello che volevo dire era che potrei conoscere chi ha fatto cose su Linux e quindi da questo punto di vista può esprimersi. Mi sarebbe piaciuto provare, sperimentare Delphi su Linux e anche la parte di integrazione Delphi con Python. Come diceva Yamamoto Tsunetomo, le cose gravi vanno affrontate con leggerezza, mentre quelle leggere con serietà. Comunque è veramente, se quando nelle mie live, quando finisco, cioè più quello che ho preso di cultura generale, scarsissima che ho, che quello che ho dato nella live stessa. Già l'altra volta c'erano dei termini per un progetto da non prendere in mano, c'era il leone, adesso non mi, devo andarmi a ripassare la chat perché c'è la storia del leone, per dire una. Sì, no, so che non è una super cazzo. No, ci sta. No, do per scontato che il nome fosse vero, dai, non è come il ministro dei trasporti camioncin, ma questo sembrava una cosa troppo seria per poter. Ecco, Ixunt leone. Che vuol dire lì ci sono i leoni, no? Se non ricordo male, cioè della serie è meglio non avventurarsi. Questa non ho ancora avuto modo di usarla, cioè ho visto del codice dove avrei potuto usarla tranquillamente, cioè la potrei scrivere come commento quasi, ma Yoko Poko Mayoko, esatto, tutte quelle cose classiche del. No, per cui un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto è integrazione Delphi Python, solo che su
su Python mi devo un attimo ripassare un po' di cose, devo impararmi un po' di cose più che altro per costruire un qualcosa che si possa vedere senza che, come dire, cioè che sia fatto e finito, come esempio non esagerato, ma per far capire le potenzialità, cioè il fatto di usare questa integrazione, perché su Python magari fare delle interfacce è un po' una rottura di scatole, perché mancano i tool, come dire, mancano delle cose RAD, invece con Delphi si fa in pochissimo tempo, però ad esempio utilizzare Delphi per non so, sottoporre dei dati a delle librerie che invece sono fatte in Python se ne trovano tantissime per fare, non so, analisi del testo, machine learning, quelle cose che si vedono tipicamente su questo linguaggio, quindi la potenza delle tante librerie che ci sono sull'uno con la velocità che utilizzi nell'altro ambiente per sviluppare un'interfaccia, cioè roba proprio da 5 minuti, quindi o per fare dei pezzi di codice dinamico, perché Delphi ovviamente è compilato, quindi ci sono ovviamente possibilità di fare dello scripting sia in Delphi che in altri linguaggi, però secondo me l'integrazione. Poi Maurizio non mi hai detto che cosa avresti proposto, però adesso dovrei anche approfondire un attimo la questione di magari Galina guardate, two years later. Ah sì, questo è il sì, inizialmente facevi solo dei demo delle console, però c'è anche la possibilità di fare della GUI sempre con FireMonkey. C'è la libreria cross platform, si può usare anche per costruire delle GUI addirittura fatte con addirittura esposte via HTML5. Questa è una cosa che avevo provato, cioè facendo un'interfaccia utente deployata su Linux, era fruibile da un browser perché la grafica praticamente ti veniva servita con HTML5, quindi diventava. L'applicazione la vedi perché la fruisci dal browser, ci sono un sacco di cose anche qui giustamente da vedere che potrebbero essere interessanti, quindi o me le studio e le ripropongo oppure faccio live coding partendo dalla documentazione, cercando di ottenere qualcosa dal punto di vista. Dipende anche un po' da come le live sono percepite, perché potrebbe essere interessante. Un po' meno discorsiva e un po' più pratica, magari nel vedere, e nel frattempo, mentre si cerca di fare qualcosa, si sparano un po' di minchiate che ci stanno bene, oppure rielaborare qualcosa in modo da fare una live per far vedere qualcosa di. Adesso ci penso, però sono tutti temi che interessano molto anche a me, quindi per cui questi sono senz'altro. Magari chiedo una mano a qualcuno, dovrei attrezzarmi per fare live in due e tirare dentro, come dire, anche altre persone. Devo fare lo schermo perché dobbiamo vederci tutte e due, quindi. Le condizioni sono molto in stile Twitch. Sì, effettivamente quelle che vedo in giro anche durante. Ce ne sono di diverso tipo. Si vedono molti che proprio stanno zitti, scrivono del codice e ogni tanto interloquiscono, oppure altri, vedo ad esempio seguo il canale di Marco Minerva che su .NET fa live coding, cioè secondo me fa una cosa in diretta però su una cosa che conosce e mentre la fa spiega, quindi tu hai quell'ora, è come un tutorial, quindi alla fine se invece è proprio una cosa che non conosco diventa. L'approccio esplorativo crea un'aspettativa serena per streamer e viewer. Beh, lo streamer ha paura di fare le figuracce, però sì, magari se collegato c'è qualcuno che il tempo addietro ha fatto un po' di live coding, di discovery nel tentativo di, come dire, provare a fare una web API con di MVC framework, però se non c'era il creatore della libreria che mi dava due imbeccate, perché mi sono proprio messo lì, ho detto, boh, non,
non mi ricordo perché l'avevo già usata, ma non ricordo niente. Riproviamo, proviamo a fare qualcosa di diverso. Alla fine, l'ultima live, ho cercato di fare un qualcosa che arrivasse a un risultato, ma più che altro perché dopo uno si chiede: ma qui quindi si arriva a qualcosa, si vede qualcosa? Oppure dipende sempre un po' da chi segue, che mira. Però adesso ci potremmo pensare, magari in un altro giorno della settimana, provare le varie formule e poi fare magari un video una sorta di live dove si fa vedere cosa sia stato fatto e fare le due versioni. Anch'io poi sono sempre in sperimentazione, quindi non ho ancora delle direttive, sto sempre un po' sperimentando quello che può piacere o non piacere. Mi diverte, quindi per il momento sicuramente e continuerò a fare. Adesso rinnoverò un po' di cose anche sul canale, visto che mi sono fatto fare un avatar pure, quindi sto diventando professionale. Sto spendendo e investendo su una cosa del tutto hobbistica, però ci sta, quindi niente. Dunque, adesso ci penserò, poi. Okay, buonanotte Maurizio, sono le 11, quindi adesso vado a letto pure io, che domani è venerdì, perché arrivo sempre al venerdì che non ce la faccio più. E quindi se avete comunque idee, lì i miei contatti ci sono, quindi adesso vado a vedere anche questa cosa. Code Typhoon Studio, questo Code Typhoon, cos'è? È Lazarus probabilmente, quindi. Buonanotte Maurizio, ma adesso direi che vediamo se non siamo in tantissimi, però magari qualcuno a cui fare un ride. Beh, qualcuno ce l'avrei che magari proprio nel momento. Adesso ci provo, anche se siamo in pochi, pochi che siamo. Sì, comunque anche Lazarus lo conosco. Lazarus funziona anche su Linux, quindi è come dire, anche quello è un progetto molto interessante. Adesso metterò un po' insieme le idee, poi dopo se trovo un po', come dire, cosa fare, mi decido, direi che magari possiamo provare una di queste soluzioni, così magari vediamo cose che piacciono anche ai viewer e io mi imparo qualcosa di nuovo, molto umilmente, e quindi. Ok, vabbè, ci sta, cioè, anzi, perché così almeno non devo ricorrere alla mia fantasia, che essendo molto scarsa, e poi la cosa ha un valore anche per me, quindi anzi, ci mancherebbe. Allora, adesso provo a vedere se riesco a fare un raid nel canale di, anche se siamo in pochi, nel canale di Junker, che è un videogiocatore che guarda, che starà facendo la live del serata Effect Andromeda Effect, un gioco così giusto perché un po' che non faccio una raid, e poi lui è simpatico, quindi. E niente, adesso penserò alle proposte fatte per eventualmente le prossime live. Adesso mi metterò giù un po' un calendarietto, così vediamo un po' anche in base a, come dire, a chi riesco a trovare che mi può dare una mano. Magari può venire fuori una cosa interessante, quindi lo prenderò in considerazione. Che sicuramente può venirci fuori qualcosa di carino. Do la buonanotte a chi è collegato, si è collegato, è rimasto collegato come sempre, grazie della partecipazione. Adesso provo a fare il ride, quindi non so per quanto tempo parlerò ancora, e vi do la buonanotte, ci vediamo alla prossima live. Parto col ride e vediamo che cosa succede, e speriamo di non rimanerci in mezzo. Intanto, ciao a tutti.